In compagnia di Loris Mazzi, direttore sportivo del Volpiano Prima Squadra, allora finalmente comincia un'altra stagione, la tua terza stagione qua a Volpiano, quali sono gli obiettivi di quest'anno? Beh eh, Sì, è la terza stagione a livello di, di anni però diciamo che negli ultimi due anni si è giocato veramente poco e quindi diciamo che è, è l'anno zero per tutti eh, nella speranza che appunto questo periodo di lockdown e di covid non, non interrompi più nessun tipo di attività anche lo sport in generale non solo il calcio gli obiettivi? Gli obiettivi e diciamo che sono importanti perché il Volpiano ha investito tanto in questo periodo soprattutto nelle infrastrutture e ha fatto un accordo con la Juventus quindi punto Juve e per quanto riguarda la prima squadra sicuramente c'è tanta voglia di fare di essere protagonisti nel campionato di promozione come ha detto il presidente protagonisti e non comparse Protagonisti e non comparse, poi è chiaro: ci saranno altre competitor insieme a Volpiano che avranno intenzione di fare bene. Noi siamo sicuri di aver allestito una squadra, una bella squadra. Spero una squadra che si diverta come la nazionale. Eh, spero che possa fare anche il risultato tramite il bel gioco e mi auguro appunto di, di arrivare il più in alto possibile. Tra gli acquisti che quest'anno sono arrivati qua a Volpiano, ce n'è qualcuno in particolare che ti ha sorpreso, se cioè nel senso che è venuto qua a Volpiano? Ma devo dire che c'era, cioè eh, insieme al Mister chiaramente abbiamo cercato di eh, far arrivare qua a Volpiano dei giocatori adatti innanzitutto al tipo di campionato, ma soprattutto con certe caratteristiche umane eh, prima che eh, sportive e calcistiche. Eh, un gradito ritorno per noi, per me il Mister è stato suo compagno a, a Borgaro e io l'ho avuto come giocatore a Borgaro e sicuramente Chiazzolino che viene sicuramente a darci una mano in campo e spero anche fuori per la sua esperienza. Altri giocatori che avete preso? Abbiamo, abbiamo cambiato mh, sicuramente un po' di giocatori, e dietro Pia e Signoriello sono mh, due acquisti eh, sicuramente per puntellare la difesa, e poi a centrocampo il gradito di ritorno di Nicolini che ha già <coughs> è già stato qua a Volpiano. E poi c'è stata la parentesi di Pinerolo insieme a Chiazzolino, insieme a Ferone, Viciglia, insieme a... ai nostri giovani dovrebbe essere il reparto diciamo, di con più esperienza. Eh, davanti davanti Montaleone aveva già fatto bene alla Torinese, a Lucento e Toffi Catturi, il Caturi, um, un giocatore che arriva da un infortunio grave ma l'anno scorso aveva ripreso e anche abbastanza bene. A proposito di campionato invece eh, che campionato ti aspetti quest'anno alla luce anche di quello che c'è stato quindi del, del fatto del lockdown della chiusura? Beh, sicuramente sarà un campionato mh, una partenza diciamo un po per tutti dopo, dopo questa lunga interruzione dove dovremmo testare alcune cose, da, da un'interruzione così lunga anche per i giocatori eh, non c'è mai stata, parliamo di nove mesi di interruzione, chiaro che eh, a parte l'eccellenza che hanno fatto quel mini torneo, la promozione è proprio ferma dall'anno scorso. Eh, I nostri giocatori, sì, abbiamo fatto un, un mese di sedute di allenamento, ma eh, non è la stessa cosa. Quindi sicuramente la prima cosa da testare è, sarà eh, la preparazione atletica, che sarà fondamentale dopo una sosta così importante.